sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Ci hanno bloccato un po' sulle fasce, tanto sulle fasce nel primo tempo. Hai provato a mettere più interno il buon Giudici, poi hai cambiato, insomma, però arrivare al risultato ci sta sempre in Serie C. Oggi è mancata proprio la prestazione, il Trento che ha fatto il Lecco, non dice adesso. Sì, ai ragazzi devo dirle che non posso rimproverare nulla, hanno sputato sangue, ci sono dati da fare fino all'ultimo, hanno cercato di rimetterla in piedi, abbiamo fatto gol troppo tardi perché magari riusciamo anche a raddrizzarla, però abbiamo incontrato una squadra che ci ha messo il primo tempo, ci ha messo in grande difficoltà e chiaramente abbiamo compromesso la partita nel primo tempo, soprattutto in occasione del secondo gol, perché sta finendo il primo tempo, nella difficoltà dovevamo avere la lucidità di chiuderla lì, invece siamo stati un po' ingenui, abbiamo commesso degli errori sia sul primo che sul secondo gol, lo sappiamo, però la consapevolezza dei ragazzi è stata proprio quella di sapere dove abbia sbagliato, perché adesso sono lì a Franti che parlano nello spogliatoio e discutono proprio di questo. Questo vuol dire che può succedere, ma che bisogna capire, noi dobbiamo capire qual è la nostra dimensione, c'è poco da fare. Oggi abbiamo sbagliato sia l'atteggiamento che tante cose sul primo tempo dal punto di vista tattico, sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Abbiamo commesso tanti errori, l'abbiamo pagati con i due gol. Nel secondo tempo siamo stati meglio in campo, abbiamo creato delle situazioni, la verità l'abbiamo creata anche nel primo tempo, abbiamo avuto l'occasione di pareggio, non l'abbiamo fatta, e quindi a volte poi sai, gli episodi girano da una parte o dall'altra pur non facendo bene. Mi permetto di dire che comunque sul risultato la responsabilità me la prendo io ai ragazzi non ho nulla da rimproverare, perché comunque come sempre ci hanno dato, hanno cercato di dare, volevano a tutti i costi dare una soddisfazione al nostro pubblico, al presidente che ci teneva particolarmente. Purtroppo oggi non ci siamo riusciti, non dobbiamo fare altro che leccarci le ferite in questi giorni, da martedì ripartiamo e cerchiamo di preparare al meglio la prossima gara, che sappiamo che è difficile come lo sono tutte, ma dobbiamo ripartire e ritrovarci, insomma. Buonasera. Sì mister, penso che oggi come potevi girarla e come in ogni modo questa squadra che probabilmente non era aggiornata. Tra primo e secondo tempo hai operato tre cambi, hai scelto Purrono Rossi sulla sinistra, non è andata credo come speravi. Magari cercato una carta anche a sorpresa. Sì, ho cercato più uno di forza e che non uno veloce, anche perché sapevo la difficoltà, avevamo delle difficoltà con Enrici, soprattutto in fase di costruzione, quindi nella mia testa c'era poi quello che dopo 10 minuti abbiamo fatto, cioè quello di spostare Purro come terzo di difesa per cercare di costruire un po' meglio, perché magari Hermes poteva avere un po' più di qualità e in un certo modo ci siamo anche riusciti, e quindi era solo legato a quello, perché magari Purro più di Enrici mi dava questa possibilità lì, quindi era un cambio, se la mettiamo a posto così andiamo avanti, se non la mettiamo a posto così dopo un quarto d'ora avevo la possibilità di fare quello che ho fatto, insomma, con Ilari dentro, Girelli esterno e Purro come terzo di difesa, era solo quello, non c'era la scelta. Ah scusa, prego. Ecco, facciamo un attimo il passo indietro, parliamo dell'Ecco del primo tempo. Io non ne capisco molto di calcio, ma mi era sembrato che il problema vero fosse in una gamba dei tre interni di centrocampo, cioè Galli, Lacti e Girelli, molto distanti dalle loro ultime prestazioni. Quanto è colpa dell'avversario o quanto ciclicamente ci può stare? No, chiaramente le partite le vediamo
un po' tutti alla stessa maniera. Eravamo troppo bassi con i centrocampisti, continuavamo a urlare che di alzarsi, perché le punte erano abbandonate loro stesse. Ci siamo preoccupati soprattutto dopo aver preso il gol, dopo 7 minuti. Non abbiamo avuto la capacità, la forza, o comunque non ci siamo resi conto che i nostri problemi erano proprio lì, cioè dovevamo alzarci un po' di più col centrocampo. Invece probabilmente, non lo so, devo riguardarla, però ci è venuto un po' di paura una volta preso gol e eravamo molto preoccupati. In realtà il problema era proprio il fatto che i loro centrocampisti giocassero con troppa facilità e dovevamo essere un po' più aggressivi, tutto lì. Ma ripeto, secondo me eravamo lunghi, soprattutto il primo tempo eravamo lunghi, e questo, se penso che abbiamo preso il primo gol sul lancio di 50 metri, ci siamo trovati dentro l'area in inferiorità numerica, vuol dire che eravamo troppo lunghi, insomma. Siccome è un gol che non, cioè è una situazione che è stata la nostra forza, questa, quella di essere più corti e più compatti, oggi purtroppo, oggi da quel punto di vista lì, il primo tempo siamo mancati. Dopo il secondo tempo abbiamo fatto una partita di cuore, dove magari non siamo stati bellissimi, però abbiamo buttato anima e corpo dentro e abbiamo trovato, come ho detto, pur non giocando benissimo, loro il secondo tempo non ci hanno mai tirato e noi abbiamo fatto gol troppo tardi. Però ripeto, senza nulla togliere al Trento, che è una, come vi ho detto prima, ma ve lo dico anche adesso, è una squadra costruita per una classifica decisamente diversa da quella che ha. Oggi, soprattutto nel primo tempo, l'ha dimostrato, sa giocare a calcio, e se non sei messo bene, se non sei corto e compatto, ti metti in difficoltà. Quello è poi quello che è successo, molto semplice. Federico Pozzoni. Sì, mister, si è anche registrata forse una difficoltà nello sviluppare il gioco contro una squadra come il Trento, che ha concesso meno spazi rispetto ad Arzignano, rispetto anche a Novara nel primo tempo di un paio di settimane fa. Quindi non crede che magari questa difficoltà nel fare gioco contro squadre un po' più chiuse in futuro possa farsi sentire nuovamente e possa, diciamo, pregiudicare un po' le prestazioni della squadra? Il problema è proprio lì, che il Trento non era chiuso, anzi il problema c'è voluto. Trento ci è venuto a pressare alto, avevamo preparato la partita in una certa maniera, purtroppo la cosa che ci ha fatto arrabbiare è il fatto di non aver fatto con continuità le cose che ci hanno permesso quelle 7-8 volte di venire fuori e metterli in difficoltà. Torniamo al discorso della consapevolezza. Io alla fine della partita, insieme al mio allenatore secondo, abbiamo urlato ai ragazzi che devono convincersi che sono forti. Cioè, questa squadra, io lo dico e lo ribadisco oggi che ha perso, è forte. Cioè, il Lecco è forte, è una squadra forte, che magari a fine anno si salverà, però è forte, deve entrare nella testa dei giocatori che sono più bravi di quanto non abbiano fatto fino adesso. E lo dico dopo 7 partite in cui abbiamo fatto 16 punti, che di media se ne facciamo altri 16 in 7, probabilmente siamo là davanti, no? Allora io dico, questa squadra deve convincersi delle proprie qualità e della propria forza, perché secondo me ancora non siamo così convinti. E continueremo a lavorare affinché ci renderemo conto, affinché i ragazzi si renderanno conto. Ma, e devo dire che in questo lavorano, non posso dire niente, però forse ci manca quel pizzico non so definirlo che cos'è, però dobbiamo essere ancora più convinti, perché è che non dobbiamo essere presuntuosi. È questo quello che vuole dire. Io, la mia paura di oggi era proprio quella di dire: non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Gliel'ho detta, ragazzi, se noi andiamo in campo pensando di sbranare gli avversari, di vincere perché siamo primi, sbagliamo tutto, ci mettono in difficoltà chiunque, anche gli allievi. E secondo me il primo tempo, da quel punto di vista lì, un po' l'abbiamo sbagliata, ma non per eccesso di zelo, passamela, perché volevamo a tutti i costi regalare una soddisfazione al nostro pubblico, e questo c'è tutta la settimana che parlavano di noi. Per eccesso di zelo abbiamo pagato, ne abbiamo pagato, perché
perché non siamo riusciti, ecco, dobbiamo ragionare su questa cosa qua, e quindi per carità va bene, ma dobbiamo ricompattarci, dobbiamo ripartire, siamo coscienti che da martedì si riparte per preparare una partita molto, molto difficile, però dobbiamo renderla difficile anche a loro. Altre domande? No. Sì, chiedevo un'ultima cosa. Ho una curiosità riguardo a Maldonado, perché con un Galli che sempre per il solito ciclicamente non era al massimo, certo, oggi, forse mi sarei aspettato dalla tribuna che Maldonado lo avvicendasse. No, ma hai ragione, l'abbiamo pensata anche noi. Poi dopo, se fosse stato in un altro risultato, di sicuro. Nel momento in cui stavamo perdendo 2-0 mi sono preoccupato di più di mettere gente più offensiva che non cambiare uno per l'altro, più o meno dal punto di vista dell'essere magari più offensivo. Infatti ho messo Ilari, se non sbaglio, e poi Scapuzzi qua a destra come quinto, proprio per cercare di sfruttare un po', che ne so, il fatto di non riuscivamo e arrivavano tanti cross, di mettere più gente là davanti, che non il secondo tempo il centrocampista, cioè avevamo sempre la palla nella loro metà campo, quindi sì, con senno di poi poteva essere la soluzione, ma sì, voglio dire, ma i cambi bisogna farli durante, non a fine partita, e quindi però l'avevamo comunque pensata. Dopo abbiamo ragionato sul fatto di mettere, che ne so, Ilari, perché magari dentro l'area poteva essere un po' più incisivo, e invece che cambiare uomo per uomo e basta, insomma, è tutto lì. L'ultima domanda è il fatto, cioè sempre Eusebi ci fosse stato oggi, avrebbe potuto aiutare, perché vabbè, Pinzauti ha quello che poteva, ha potuto fare di spizzata, però non aveva nel primo tempo vicino Buso, nel secondo tempo Mangni, per cui i suoi palloni erano comunque andati persi. Invece abbiamo visto che Eusebio era in grado di... Posso rispondere sì, a un'altra domanda? Ma che domanda è? Sì, sì. Che domanda è? Cioè, no, dico, se c'avevo Cristiano Ronaldo ancora meglio, Eusebio non ce l'abbiamo per un anno, se mi fa una domanda su un giocatore che so che per un anno non avrò, non posso risponderle, ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho, non c'è, e quindi non mi preoccupo del fatto se ci fosse o meno. Cioè, Eusebio è fuori da questa partita, e quelli che sono stati lì dentro, la mancanza di uno delle... Ma io non torniamo sempre sui soliti discorsi, ho già detto che non ho voluto nessuno e che va bene così, i ragazzi che sanno, cioè se volete sempre cercare la... perché se volete vi metto in difficoltà No, nel senso, allora parliamo di numeri, da quando non c'è Eusebio di punte ha sempre fatto gol, allora mi viene da dire non abbiamo bisogno di punte, abbiamo bisogno di altro, visto che ha fatto gol Scapuzzi, ha fatto gol Buso, ha fatto gol Pinzauti, ha fatto gol Dudu, Magni, allora voglio dire, mi viene da dire forse Eusebi in questo momento l'abbiamo sostituito bene, se oggi abbiamo perso non è il problema di Eusebi, i problemi sono altri, quindi io lo so anch'io che se ce l'avevo, sappiamo tutti che è un giocatore importante, ma non posso ragionare sul fatto se ci avessi avuto Eusebi, non c'è per un anno. Visto, ragioniamo su quelli che ci sono. Rossi non può fare il terzo difesa, non può stare dietro, no, tutti possiamo fare tutti, ma Rossi è un quinto, piuttosto pure lo può fare il tasso di difesa. Per quello l'hai messo. Sì, sì, ma no, ma ripeto, ma oggi era più un cambio di Ricci, non è perché Ricci, al di là di come stava giocando, era più un cambio per essere più offensivi, cioè Purro è più uno di gamba e magari stai perdendo e cerchi uno che possa fare la fase offensiva da terzo. Enrici è più difensore e magari ha meno qualità tecniche rispetto a Purro, ma Purro è un quinto che adattiamo a terzo, che ci può stare, cioè vuol dire anche Lepore quando sta bene può fare il terzo di difesa offensivo, cioè nel senso che dipende da che tipo di partita stai facendo, da com'è il risultato e quant'altro. Dopo Purro è un quinto, Lepore è un quinto, il fatto che io posso utilizzarli da terzi è un'arma in più nel momento in cui ho bisogno di recuperare un risultato, è solo quello, ma ci sta, cioè vuol dire assolutamente. Rossi è un quinto che ha una bella gamba, che spinge, che è sicuramente una soluzione che abbiamo utilizzato tante volte,
magari potevamo utilizzare anche oggi. Ho scelto Scapuzzi per essere più offensivo alla fine, quindi, che poi dopo ha fatto gol. Grazie. Allora Luca, sicuramente è un gol che premia anche la tua perseveranza nel cercarlo in un momento in cui difficilmente comunque si poteva rischiare di rimetterla in campo. C'era poi un pallone alla fine, è andata male, che vabbè, ci sta, però comunque un po' ti ritorna indietro un po' di quello che hai seminato. Sì, vabbè, al di là che far gol fa sempre piacere, mi spiace perché anche mentre mi scaldavo avevo la sensazione che facendo un gol anche a 10 minuti alla fine la partita si poteva rimediare. Purtroppo non è andata così perché mancava veramente pochi secondi, quindi non si è riusciti a rimediarla. Resta che comunque la squadra ci ha provato fino all'ultimo secondo e dobbiamo prendere questo di buono anche in una giornata difficile. E niente, ripartiamo, andiamo avanti. Dani, Marcello? È mancato qualcosa, io dicevo prima a Foschi che forse per la prima volta il Lecco non ha fatto il Lecco. Non è stato compatto, non è stato umile, non è stato cattivo. L'ha fatto il Trento forse oggi. Ah, nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà a rimanere corti, sì, sicuramente a rimanere aggressivi, però l'avevamo preparata bene, non siamo riusciti a mettere in campo forse tutto quello che avevamo preparato. Loro hanno trovato questi due gol nel primo tempo, di cui uno allo scadere, quindi siamo andati in difficoltà. Non credo che sia mancata umiltà, nel senso che noi la partita l'abbiamo poi preparata bene in settimana. Non abbiamo fatto una brutta partita, sicuramente ci è mancato qualcosa, abbiamo fatto degli errori sui due gol subiti e questo è un campionato dove comunque quando vai sotto poi si fa fatica a recuperare. Infatti tutte le altre partite che siamo andati in vantaggio poi le abbiamo portate a casa. Niente, dobbiamo comunque prendere insegnamento da quello che è successo oggi e ripartire. Ecco, Scapuzzi, un gol suo importante soprattutto a questo punto a livello personale, perché arriva da un inizio di stagione molto affollato nel reparto offensivo, e ci racconti il significato che ha per te questo gol, che comunque è ricordato. Sì, no, vabbè, sono a disposizione del gruppo come lo siamo tutti. È un gruppo dove anche il mister ha dimostrato di rendere tutti partecipi e quindi bisogna farsi trovare pronti, che sia dall'inizio che sia a partita in corso, perché poi soprattutto giocando davanti anche un quarto d'ora può fare la differenza. Oggi sono riuscito a fare gol, altre volte ci sono andato vicino e niente, io sono a disposizione come lo siamo tutti, quindi siamo tutti, non dico sullo stesso livello, ma il mister ha dimostrato anche settimana scorsa di fare dei cambi durante una partita, addirittura 4 cambi dall'inizio e la partita l'abbiamo vinta, quindi sicuramente è un gruppo che ha tantissime armi e davanti sì siamo in tanti, ma come lo siamo anche in tutti i reparti, quindi è una sana competizione che ci può portare solo delle cose positive. Grazie. Tante domande, prego. Giuseppe, sì. Ho notato un certo atteggiamento personalmente ostruzionistico da parte del Trento, vi ha innervosito? No, questa è la categoria, quando si va in vantaggio si fa di tutto per portare a casa la partita, noi avremmo fatto lo stesso, quindi, e lo abbiamo fatto quando siamo andati in vantaggio, quindi non c'è nervosito, sappiamo che è così, andare in svantaggio in questo campionato ti porta a dover poi combattere anche con queste perdite di tempo, con queste insomma, mezze simulazioni e tutto, è il motivo per cui bisogna stare attenti e provare ad andare in vantaggio, chiaro che oggi abbiamo commesso delle disattenzioni, queste si pagano caro. Dedichi a qualcuno il gol? No, la dedico alla squadra perché so come lavoriamo e so come lavorano i miei compagni, quindi non molleremo di un centimetro, abbiamo due partite difficili e niente, quindi al nostro gruppo. Prego. Complimenti perché ho visto un Trento tatticamente, secondo me, quasi perfetto. Avevate gli uomini contati, siete entrati in campo con un'intelligenza tattica e una presenza anche di gamba francamente in attesa e avete vinto meritatamente. Intanto vi ringrazio dei complimenti che sono estendibili chiaramente alla squadra che sta lavorando in silenzio e con tantissima fatica, perché lavorare con 12-13 giocatori durante la settimana non è semplice, non glielo auguro a nessuno. Mi permette di sbagliare di meno, perché quelli magari sono quelli preposti a giocare, però è un gruppo di ragazzi che sta dimostrando di avere la testa sulle spalle, un gruppo di ragazzi che sta dimostrando di avere la maglia sudata, come si suol dire, e questo mi riempie di grande soddisfazione, seriamente. Dopo
il Lecco secondo me è una squadra che ha fatto finora un filotto di partite eccellenti, con entusiasmo e un attacco allo spazio veramente importante, quindi è un segno di un grandissimo lavoro da parte dell'allenatore, della società e dei giocatori. Quindi vincere qui per noi è una grande soddisfazione, ma più ancora è la prestazione che mi ha fatto veramente essere soddisfatto. Ecco, le parlo di attaccare gli spazi, però in questa partita chi ha attaccato gli spazi ha raddoppiato in maniera perfetta, sono sempre stati i suoi mediani sostanzialmente. Sì, sono usciti tutti e due, con uno è uscito con i crampi, abbiamo lavorato parecchio, ma contro il Lecco, allora, in questo campionato qua bisogna lavorare parecchio contro chiunque. Contro il Lecco di adesso è una squadra che va affrontata spendendo tutte le energie che si può avere, soprattutto da davanti. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro di sporcare le linee di passaggio, dove il Lecco è veramente molto abituato a giocare, quindi abbiamo fatto un buon lavoro. E abbiamo reso la vita difficile a una squadra che secondo me in questo momento stava benissimo, quindi questo è una grande soddisfazione per noi. Grazie. Mister, avete bloccato le fasce, si vede che l'aveva studiata bene, insomma. Quando l'allenatore vince fanno degli studi clamorosi. Io dico sempre alla mia squadra che sulla lavagna non vai perso una partita. Quello è vero. No, credo che non... Quello che dice lei è esatto, nel senso che... Prima di andare sugli esterni, il Lecco lavora moltissimo sulle palle dentro, no? Quindi credo che se abbiamo fatto un buonissimo lavoro, abbiamo fatto partire dagli attaccanti che hanno tolto delle linee di passaggio importanti, che il Lecco è abituata con Galli, con tutti i centrocampisti che hanno a disposizione prima di giocare fuori. Poi quando arrivano fuori mettono dentro questa palla dentro e arrivano in corsa molti giocatori, il quinto opposto, la mezzala opposta, e quindi penso che abbiamo fatto un buon lavoro da questo punto di vista, sì. E Lecco ci ha capito poco alla fine. Lecco ci ha capito come ha avuto un'occasione importante nel primo tempo con Buso, che noi abbiamo fatto un errore, perché bisogna ammettere anche che c'è stato, però obiettivamente la vittoria è meritata, perché noi abbiamo creato qualcosa di più e abbiamo subito un tiro in porta in tutta la partita. Ecco.